con te, tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore, Napoli torna campione. Il Napoli marcia verso un sogno chiamato Scudetto e ha riacceso nei tifosi la voglia di tornare a festeggiare quel titolo che manca dai tempi di Diego Maradona. Abbiamo ascoltato ai nostri microfoni come si vive l'attesa in città. Il Napoli sembra essere ormai vicino a quel traguardo che manca da 33 anni. Cosa sarebbe disposto a fare in caso di successo? Ma prendo un bel bottiglio di spumante con gli amici e senza ubriacarsi, però moderatamente. A ricordo dell'ultimo scudetto? Io, sì, quando stavo a Maradona ero abbonato col Napoli, quindi ricordi belli. La gente impazzita, a Napoli successe, la gente sui pullman, non si capiva niente. Cosa si aspetta invece dalla città? Ma dalla città mi aspetto un riscatto, nel senso che questo può essere anche un riscatto per la città stessa, che come sappiamo Napoli è pieno di problemi, no? Quindi mi auguro che questo possa migliorare le cose per la città. Festeggiamenti ci saranno, sì, con tutta la famiglia andremo al Maradona a festeggiare insieme a tutti i 100.000. Qui in città a Torre si aspetta grande festa? Sì, senz'altro, penso che qua ci sarà una grandissima festa. Lei ha ricordi anche dei festeggiamenti dell'ultimo scudetto? Come, non lo ricordo. Può raccontare? Successo alla fine del mondo, la prima cosa pitturano tutta la scala della villa Napoli, che uno da giù le diceva Napoli, Celeste e era fenomenale. Poi successo alla fine del mondo, solo che adesso ci sono troppi punti di distacco, e allora quella là finirà come minimo 3-4 settimane prima, mentre allora era più combattuta. Però ormai si è vinto. Lei non ha ricordi di un Napoli così forte in campionato? Vabbè, ma Napoli di Maradona è differente da questo, perché Napoli di Maradona c'aveva Maradona, Carica, Giordano, Carnevale, e giocava differentemente. Questo è un altro Napoli. Oggi si gioca differentemente, si gioca una ma almeno un Napoli gioca ancora buono. Bello detto papà, perché oggi in Italia si gioca male. Mentre il Napoli, finalmente, è bello guardare il Napoli, non perché uno è tifoso. Non si pensava che avrebbe, come non si pensava che un Giorgiano là era il fenomeno. È un casino, una cosa pazza. E penso che a Napoli succede e molto capore. Ci faccio un bel bagno a mare, no? Il dopo Maradona abbiamo vissuto una tristezza e adesso possiamo anche sorridere. Ecco, si aspetta che in città ci siano grandi festeggiamenti, iniziative? Sicuramente. Lei ha ricordo dell'ultimo scudetto del Napoli? Cosa fece? Alla mia età, sì. Mettemmo in striscione per tutti Salvador Noto, via Roma, perché io sono di questa zona qua. Però tutta la città partecipò. Lei ritiene più forte questo Napoli o quello di Maradona? Questo Napoli qua, sicuramente. Maradona, l'era di Maradona, il Napoli aveva le individualità, adesso c'è la squadra. Lei ritiene che questo Napoli sia il più forte di sempre, anche più di quello di Maradona? Sì, io vedo più forte di quello di Maradona. Tanto è vero che le squadre europee non stanno capendo niente. Squadre europee, squadrette italiane, Juve, qualsiasi squadra, non sta capendo niente con il gioco del Napoli. Perché il gioco del Napoli non è un gioco uniforme. Cioè è come una... Un animale camaleontico, cambia a seconda, si adatta anche all'avversario, è capace di distruggere. E ha ricordi dei festeggiamenti dell'ultimo scudetto del Napoli? L'ultima partita con la Fiorentina sono rimasto bloccato prima della galleria. Io, per non perdermi un minuto di tempo, ho lasciato la macchina fuori alla galleria, me la sono fatta tutti a piedi. E se festeggiamo in famiglia, se no poi ci mettiamo un gruppo e facciamo un bandone per tutte le ore greche. Ecco, lei ricorda come festeggiò l'ultimo scudetto? Sì, andavo sempre a vedere ai tempi di Maradona. Adesso c'ho i biglietti per Napoli-Lazio. E sempre forza Napoli. E mi dispiace di quei tifosi del nord che criticano sempre i Vesuvio, Napoli e provincia. Me ne dispiace per i pochi tifosi che sono più buoni del nord, ma la maggior parte
non sono buoni. Il Napoli è vicino, molto vicino a quello che sembra essere un traguardo che manca da 33 anni. Come lo festeggerà? No, non può perdere sei partiti, no. C'è la prima fuori che sta. Osimhen è capocannoniere. Vinceremo lo scudetto. Ecco, cosa pensa di questo Napoli? Sempre grande. Cosa si aspetta dalla città nel caso dovesse arrivare lo scudetto? Tutta festa. Un mese di festa. Mi aspetto un delirio. E spero che vinca anche la Champions League, che poi non c'è nulla da fare, campionato Champions League, Napoli è il suo traguardo. Ritiene questo Napoli anche più forte di quello di Maradona? Sempre, sì. Con 500 lire come di una volta il Napoli ha fatto uno squadrone, si è tolto tutti i veterani e quindi vince il campionato. Il festeggiamento è tutto forse, è una cosa normale il festeggiamento. E poi si vedrà il resto. È un tifoso assiduo, segue la squadra praticamente ogni settimana? Sì, sempre. Anche sul campo vado. E lei da tifoso anche abbonato allo stadio, ritiene questo Napoli di Spalletti più forte anche di quello di Maradona? Vabbè, Maradona è un discorso a parte, Maradona era Maradona. Questa è la squadra, penso, più forte, sì, assoluto. E i festeggiamenti di quel tempo cosa ricorda? Tutto. Qui a Torre... macchine, cose, fuoco, un casino. Mo penso di più, perché c'è un po' di tempo avanti. Un messaggio che vuole rivolgere a tutti i tifosi del Napoli e anche delle altre squadre che hanno visto questo Napoli dominare in campionato fino adesso. È un Napoli assoluto, è fortissimo. Non ci sono squadre per adesso per il Napoli. Penso che in Italia portasse anche in Europa. Ecco, per la Champions League cosa si aspetta? Dove può arrivare? Io penso, se tutto va bene, penso... la finale e la vinciamo anche la finale. Dico grazie al proprietario della società che ci ha portato da 18-19 anni e siamo arrivati adesso. Mancano ancora 14-15 giornate se non sbaglio, no? Penso siamo a buon punto e ci dobbiamo credere fino alla fine. Io ho 59 anni, ho seguito tutta la fase da quando Diego è arrivato a Napoli fino a quando ha lasciato Napoli ed è stata una cosa meravigliosa, stupenda e penso che stiamo rivivendo con questa bellissima squadra che il presidente ha messo su e stiamo rivivendo quei momenti di grande gioia e penso che il popolo campano, ascoltate bene, il popolo campano meritiamo una cosa del genere, penso meritiamo anche qualcosa in più. Uno sguardo anche all'Europa, la Champions League, quest'anno il Napoli sta dando spettacolo anche in campo europeo, dove può arrivare? Ma io penso, pensiamo alla partita di Napoli Eintracht Francoforte, abbiamo vinto lì 2-0. Pensiamo alla partita di ritorno e poi magari arrivati in quarti, perché se lei ben ricordo, andando ai quarti siamo entrati già nella storia, perché Napoli il livello è stato agli ottavi se non sbaglio, se ricordo bene. Però passando già questo turno arriviamo ai quarti e già sarebbe un ulteriore passo avanti. Un messaggio a tutti i tifosi del Napoli e anche magari a quelli di altre squadre che hanno visto il Napoli dominare fino adesso. Ma io faccio innanzitutto gli auguri a quelli là che non sono tifosi del Napoli e che devono seguire il Napoli, perché il Napoli sta dando dimostrazione e di capacità calcistica, sta facendo divertire il mondo intero. Noi dobbiamo far sì che arriviamo al nostro obiettivo, e che poi questo dovrebbero partecipare tutti quanti a questa bellissima festa, perché il popolo campano merita questa bellissima festa. E io faccio gli auguri a tutti i tifosi del Napoli, quelli là che stanno fuori da Napoli, che stanno sparsi in tutto il mondo, io li abbraccio con un abbraccio affettuoso perché giustamente lo meritiamo questo risultato.